Allora, mentre alle nostre spalle ci sono le estrazioni dei 7-20 condotte dall'ottimo Luca Brogini, taglia il traguardo il doppio allievi C della Marina Militare, ma siamo con la squadra della Marina Militare a giocare al nostro contest 135 anni e poi. Rapido giro di nomi. Nicolas. Lorenzo. Davide. Alessandra. Nicolò. Matteo. Bene ragazzi, avete studiato le domande? Sì, più o meno. Più o meno. Convinzione non ce n'è, ma vediamo se basta per rispondere correttamente al nostro quiz. Allora, leggiamo la domanda che permetterà ai ragazzi, ai cadetti, agli allievi. C'è qualche allievo? No, sono tutti cadetti qui. È un'allieva, vieni davanti, donzella. Ok, facciamo i cavalieri. Leggiamo la domanda. Allora, quanto è lungo un 8 fuori scalmo e quanto pesa? Beh, l'otto fuori scalmo, sì, perché c'è anche l'otto iole, me lo ricordo. Vi chiedo, l'otto fuori scalmo, quanto è lungo e quanto pesa? È la domanda numero 62. Non è semplicissima, ma le domande di questo contest non sono semplici. Ma vediamo se i ragazzi della Marina sono preparati. La sapete? Vi dovete un attimo confrontare? Vi lasciamo confrontare intanto che riuscite in qualche modo a trovare la risposta a quella domanda. La tradizione dell'otto della Marina, tra l'altro, è assolutamente rinomata, assolutamente vincente. Quando la Marina fa l'otto, spesso e volentieri vince. Non l'avete ancora fatto, però quando c'è un otto della Marina in partenza bisogna sempre stare attenti, perché soprattutto se ce l'hai contro è una brutta gatta da pelare. Ce l'avete la risposta? A chi la chiedo? 65 metri e 96 kg. 65 metri e 96 kg. Siete sicuri? Siete tutti sicuri? 65 metri è più o meno da lì a 6, 7, 6, 6. Vediamo la risposta. Secondo me non è 65 metri, ma è 17,50 metri e pesa 96 kg. Quindi la risposta non è. La risposta è sbagliata, ma ritenta. Io qui vogliamo cercare di farvi vincere, perciò ci riproviamo con un'altra domanda, se siete d'accordo, sperando che sia, come dire, possiate padroneggiare meglio le vostre conoscenze di canottaggio. Le domande non sono facili, ma vediamo se la 61 riuscite a rispondere. Che funzione ha? Questa l'abbiamo fatta anche ieri, è anche un pochino più semplice. Vi chiedo, che colore e che funzione ha la pallina che si trova a prua della barca? Questa è un pelino più semplice, confrontatevi. E a sto giro chiederei la risposta all'unica donzella del gruppo. vieni qui. Coraggio. Quindi? Bianca è per non rompere la barca contro il molo. Esatto. Quindi, contro il molo, contro qualunque altro. Letteralmente ha una funzione di protezione da urti e deve essere visibile ed è di colore bianco. Quindi l'unica ragazza di questo gruppo vi ha portato a vincere il contest, vi ha portato a vincere i premi prestigiosi del Festival dei Giovani. Non ci vediamo l'anno prossimo. Con te sì. Ci vediamo ai campionati italiani e ci vediamo al Festival con voi due. Grazie ragazzi della Marina e buon rientro a Sabaudia.
potete passare a ritirare i vostri premi. Grazie a voi e alla prossima.